Nell'ormai lontano luglio del 2018 ci fu un'idea. Un'idea che molto tempo dopo avrebbe portato alla creazione di quello che oggi è Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina dedicata alle ricette del fumetto Disney. Venerizza, poi nasconde la dolcezza, trasformandosi in bisonte, mi posso che molto. Mio padre ha detto tanto. I ventenni di tutte le età. Ma ciao a tutti ragazzi. Siamo qui, ciao. Siamo qui riuniti in provincia di Benevento a Telese Terme. Con un nuovo personaggio da presentare alla community. Ossia, signori, ecco qua Giulia, detta anche Giulia Terme. Racconta il progetto che stiamo facendo. Racconto il progetto. Non voglio fare spoiler. Però. Ah, boh, qualche cosina magari. Ah, c'è qualcosa che bolle in pentola. In questa bello, frase c'è un indizio. Bello. Brava, dopo lunghi preparativi e durante una serata che non potremo mai dimenticare, finalmente il progetto inizia. Comincia a Ventenni 4.0 adesso praticamente. Non sappiamo bene questo cosa ci porterà, né a breve, né a medio, né a lungo, ma neanche a brevissimo, perché non sappiamo nemmeno ancora che dobbiamo fare. No, allora, venite al progetto, vai, innanzitutto. Perché ora comincia ufficialmente Ventenni 4.0. E qui a questo tavolo con segna posto sinistra, uno, che sinistra 1, che celebra questa data importantissima. Sì. Non sappiamo se ci porterà gloria, se ci porterà denaro, se ci porterà fama, se ci porterà un'altra cosa, se ci porterà quanto alla pompa. A Ventenni 4.0. Alle denunce che ci arriveranno. A Ventenni 4.0. Signori, tra prime difficoltà. Tutta la forza. No, ma com'è possibile? No, cioè è impossibile. E momenti leggendari. Signore, bella. Bella. Fighissima. Finalmente i peperoni iniziano a mettere le mani in pasta, ma soprattutto a mangiare. Come regista sta per assaggiare la nostra torta. Vuol dire che la pasta è venuta bene. La pasta? Eh beh, l'ho fatta io. Sì, ma l'ho stesa io però. Ah, bellissimo, è buono. Ci sta? È piaciuta anche al regista, dai. Dai. Poi anche una ripresa della fagiolata incredibile. Ecco per voi la fagiolata, buonissima. Le bruschette quasi finite e i panini burrarici che sono in forno. No, Giacomo, è troppo buono. Sta stanco e poi c'è il vinello di papà Sannino. Ah, veramente, assolutamente è tutto squisito e ora noi mangiamo tutto. È tutto il giorno che sto vicino alle cipolle e questi sono i miei occhi. Ragazzi, siamo da 7 ore. Ed eccoci qua, sono le 2:33 e il regista Mattia Del Core ha appena dato il segnale di fine lavorazione. 2:33. Concedendosi tra una fagiolata del pioniere e un panino del mendico, anche caffè, vinelli, turismo napoletano e mini sannini canterini. Io sono cotta. Ecco un caffè. Guarda come scende bene. Scende benissimo, ragazzi. Fondamento molo bevere mi banda la parima più bello. Per tipo la luce di capo fare male. Ci vado a gestare, ma stanno la vita madre. Ma che sono un animale? Ah, animale! Ma che sono un animale? Ah, animale! Ma che sono un animale? Mi porto tre round. Io guidavo la mega.
Per me davvero era un sogno realizzare una cosa del genere, perché è davvero una cosa che io sognavo da quando ero piccola. La piccola me che leggeva fumetti Disney oggi sarebbe fiera della grande me che è qui a realizzare questa cosa insieme a voi. Come stare accanto a me dietro una telecamera? Mamma, non sai quante volte ho sognato di strangolarti. Che tra l'altro, c'è da dire, merita pure una guest star d'eccezione che è Ginevra. Anche lei va ringraziata perché è stata veramente una guida turistica eccezionale, gentile, disponibile. Grazie a tutti voi che come noi siete cresciuti sognando di assaggiare i piatti dei fumetti Disney. Il cibo è condivisione e ciò che rende prezioso questo progetto è proprio poterlo condividere con tutti voi. Purtroppo non esiste una cucchiarella abbastanza grande da unire Roma, Monza e Telese. Ma non temete, i 20 anni peperoni non vi lasceranno soli durante la quarantena. Abbiamo riadattato la nostra rubrica per continuare a portare i nostri piatti sulle vostre tavole.